Il Consiglio regionale ha iniziato l'esame del documento di economia e finanza regionale 2017-2019 che dovrebbe consentire di coprire nel triennio la pesante situazione di disavanzo pur mantenendo il livello dei servizi garantiti. Approvata la delibera che introduce i voucher scolastici in sostituzione degli assegni di studio. I voucher permetteranno alle famiglie di avere la disponibilità del contributo regionale prima di effettuare le spese per iscrizione, frequenza, libri, trasporti e attività integrative. A poco più di un anno dall'approvazione della legge regionale su province e città metropolitana, in applicazione della Delrio, si è tenuto a Palazzo Lascaris un seminario a cui hanno partecipato consiglieri regionali, amministratori locali, rappresentanti delle associazioni e sindacati. In Piemonte nasceranno le palestre della salute e del benessere, strutture in cui fare attività fisica su prescrizione del medico di base. È quanto prevede una proposta di legge illustrata nel corso di una conferenza stampa dal presidente dell'Assemblea legislativa e dai primi firmatari. Cerimonia di premiazione al Polo del Novecento di Torino delle tesi di laurea vincitrici del concorso intitolato a Gianni Oberto, istituito dalla Regione Piemonte per onorare la memoria di uno dei suoi primi presidenti e promuovere la conoscenza del territorio regionale. Prosegue collezioni minime a Palazzo Lascaris con il Museo Regionale di Scienze Naturali. Fino al 6 febbraio, nell'atrio di Palazzo Lascaris, è esposta una selezione della collezione di farfalle raccolte dal poeta Guido Gozzano. Sono state premiate a Palazzo Lascaris le 8 classi vincitrici del concorso Diventiamo cittadini responsabili e consapevoli, diritti e doveri per tutti. L'iniziativa si è inserita nel programma degli eventi organizzati nella Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità.